Che differenza. Ciao belli, sono tornato, sono a casa, asciugamano per il caldo, poi per la doccia e niente, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati a casa. Quando sono tornato, quando c'ho un problema negli estatis, sono tornato a casa, però un viaggio lungo, veramente veramente lungo. Partire di là, lasciare la camera, meno male che Carla me l'ha lasciata più a lungo, aspettare un pochettino, fare poi un prendere il pullman, ma il taxi, l'Uber. Sono andato al bar riserva, poi ho aspettato un casino, un casino. Sono quello, le attese degli aeroporti sono una rottura unica. Poi niente, tra l'altro cosa c'era lì di positivo? Che aspettando l'aereo ho fatto amicizia con altre tre persone dominicane. Poi invece erano quattro, cosa c'entra? Mi ho messo il ventilatore a farmi vedere dal ventilatore, c'ho caldo, ovvio. E poi ci siamo persi solamente con uno, con l'ultimo, ma oh, si è messo rotto. E che l'hanno bloccato il controllo del bagaglio perché c'aveva tanta acqua così, da bere. E c'è il rischio che le abbiano fatto perdere l'aereo perché lui arrivava a Parigi, poi arrivava ad Amsterdam. E l'ultima chiamata per l'imbarco ce l'aveva alle 11:45. Ed erano le 11:55, ho detto guarda, corri, di che ti aspetti. Il brutto non ci siamo manco lasciati un'email per dire Leo, come ti è andata? Mi dispiace, un bravo ragazzo, vabbè, 50 anni comunque, una brava persona. È bello perché si scoprono delle storie umane dietro così, persone che non conosci, si fa amicizia. Tutti e quattro poi scomparsi. Sono stato da dire, gente, all'uscita dell'aereo, dopo il controllo dei bagagli, aspettiamoci lì, che me ne andiamo, perché ognuno andava, chi andava a Napoli, chi andava a Berlino, chi andava a Genova e chi andava ad Amsterdam. E invece ci siamo persi, peccato. Comunque, diciamo che poi dopo è arrivato a Milano, e meno male che da Parigi a Milano ho trovato una compagnia di dominicani, che mi ci sono aggregato. La valigia è arrivata subito. Sono andato a prendere il treno e lì vedi proprio che cambia un pochettino tutto, perché sono arrivato a comprarmi i biglietti della Trenord, quella che dalla Malpensa mi porta a Milano Centrale. Ho detto, oh, che bello sentire parlare italiano. Devi andare. Madonna, che una fangala. Simpatia proprio zero. Comunque, sono arrivato a Milano Centrale, vado per. Non so, con il discorso che i posti sono dimezzati per via delle misure per il Covid, sul treno che partiva alle 19, che era dopo 20 minuti, non c'era più posto, nemmeno in prima classe. Ho dovuto aspettare un'ora e passa, abbandonato a me stesso, senza forze, pieno di sonno perché non ho dormito niente. E poi finalmente sono salito sul treno, sono sceso poi a Principe, ho detto mi prendo il taxi, basta, non ce la faccio. E sono arrivato a casa. Un riassunto della vacanza. Era una vacanza complessa. Domani magari ci prendo nei prossimi giorni. Perché poteva essere meglio, ma poteva essere peggio, anche molto peggio. Se mi spaccavo la faccia quella notte. Contro il comodino. Insomma, di cose da vedere, non ho visto tutte quelle cose che volevo vedere. Però poi mi sono riposato. Lo farò resoconto. Ovviamente vediamo se riesco a dormire, perché magari da tutto l'ambaradan, magari mi è passato il sonno, è stato tragico, perché domani vado a lavorare. Ok? Domani sarò in negozio. Non so in che stato, non so se riuscirò a starci anche il pomeriggio. Mia figlia mi ha detto, guarda che venerdì, ma che venerdì? Domani è giovedì, mi sembra, calzarola. Comunque vedremo. Per il momento sono tornato a casa. Ah, una cosa, mi ha fatto piacere vedere delle persone a Boca Chica che ci tenevo veramente, tra cui uno è il signor Roberto,
che ho provato a cercarlo, ma non l'ho trovato. Invece, proprio all'ultimo, inaspettato, l'ho visto. Una persona veramente simpatica, una gran brava persona. E così anche altri, nuovi amici, vecchi amici. È bello quello. A quest'ora poi. Ciao alla gente, domani. Più che una diretta è una specie di questionario online. Mi capitano cose, forse perché appunto il mio cervello non è ancora del tutto lucido. C'è chi potrebbe dire perché lo è mai stato? Pazzesco, sono qua in negozio, sono ancora molto sconclusionato dal fuso orario e tutto. Passo una fila di macchine, guardo una e dico: ma che ci fa la Carla su quella macchina? Giuro, vedi, mi capita di vedere delle facce di persone che sono nel mio altro mondo, a Santo Domingo, a Boca Chica, vederle qua. Ma la Carla vive a Boca Chica, come fa a essere qua? Ma non mi è sembrato strano vederla, mi è sembrato strano vederla guidare quella macchina. Diciamo, ma la Carla, sì, magari guiderà, ma non l'ho mai vista sulla macchina. Non da dire, ma che ci fa qua a Genova? In un'altra mi è sembrato di vedere uno che guidava un Harley, il mio amico Michele, il famoso colazioniere, passare, che ci fa Michele qua? Guida da qua, guarda come guida bene, non guida alla Dominicana come al solito. Niente, c'ho il cervello che mi fa strani scherzi. Questo capita magari quando lasci un posto e non sei pronto a lasciarlo, non ce la fai mentalmente a lasciarlo. Comunque, gente. Se volete truffarmi, venite oggi, perché oggi proprio non ci sono con la testa. Bello tornare a casa. Brutto partire da un posto dove ti senti come a casa, quasi. E poi sto fuso orario. Mi uccide. Non riesco a smettere a pensare al mondo di là, ovviamente. Mondo di qua, che penso? Ho aperto il negozio alle 7:30, alle 8 non c'è un cacchio di nessuno? Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Come vedete, sono tornato nel mio negozio. Sono arrivato ieri sera verso le 10 più o meno a casa. Mi sono addormentato verso mezzanotte, stamattina alle 7:30, sveglia, puntuale. Di cosa voglio parlarvi? No, non voglio parlarvi di me, della mia esperienza. Lo farò magari in altri video, in altre storie. Voglio parlarvi delle storie che capita di così. Ci si sbatte contro, ci si ritrova coinvolti, che lo si voglia o meno. Cioè le storie degli altri viaggiatori che si incrociano. Prima della partenza da Santo Domingo, mi è capitato di conoscere tre domenicani. Un uomo, più giovane di me, due donne, anche loro più giovani, forse non tantissimo, comunque. L'uomo è un domenicano di Nagua e lavora da 20 anni in Olanda. Non so se è proprio ad Amsterdam o comunque in Olanda. Una donna domenicana sposata da non molto con un non mi ricordo quale fosse la città, comunque mi sembra in provincia di Caserta, con le foto dei suoi bambini, che andavo curiosissima, e un'altra un pochettino schiva, che invece lavorava a Berlino, andava in Germania. Niente, abbiamo fatto gruppetto, ci siamo messi a parlare per passare il tempo. E vi voglio parlare di quest'uomo qua, di questo ragazzo, che si chiama Teo. Di queste tre persone non so nient'altro. Siamo stati scemi, non ci siamo scambiati magari di mail per dire come è andato il volo e tutto il viaggio. E quindi sono storie che rimangono lì interrotte. Di questo Teo voglio parlarvi perché abbiamo avuto poco tempo per conoscerci, però mi è sembrata una persona della quale bisognasse parlare. Un uomo che non ha avuto sicuramente una vita facile, è immigrato da 20 anni,
fuori dal suo paese che raggiunge quando può. Prende una realtà olandese, anche climaticamente così differente da quella dominicana. Un uomo che in Repubblica Dominicana ha una ex moglie, un figlio piccolo, carinissimo, e che sua moglie non gli permette di portare in Olanda, non vuole rifiutandosi di firmare le qualsiasi tipo di carta. Questo uomo, tornando in Europa da, non dalla sua vacanza, diciamo, chiamiamola vacanza, ma da suo ritorno a casa, aveva gli occhi, proprio si vedevano i lacrimoni appesi, però per la sua dignità non piangeva, teneva con sé il suo dolore. E io e gli altri ce ne siamo accorti, quindi l'abbiamo un po', tra virgolette, coccolato, diciamo. E una persona valida, tra l'altro, una persona buona questa. Poi chiamano l'imbarco e ognuno aveva il suo posto. Io addirittura il mio posto l'avevo scelto prima di partire dall'Italia. Il mio era 58B, praticamente in fondo sull'aereo. Dalla parte sinistra, l'ultima poltrona da due, lato corridoio, per me il massimo. All'andata ero dall'altro lato, però sempre l'ultima poltrona. Le altre due donne, le altre due ragazze hanno dei posti tipo, non so, 19 e 22. Invece te ho al 53. Quindi tutto sommato siamo abbastanza vicini. Niente, è capitato che ci siamo visti durante il volo, perché tra l'altro il posto dove sono io anche vicino ai bagni, quindi è passato, ho detto dai, mi raccomando, quando esci aspettami, e lui proprio mi ha aspettato proprio all'uscita dall'aereo, e quindi abbiamo cominciato a fare tutte le varie pratiche doganali eccetera assieme. E mi sembra il controllo passaporti, forse il primo, forse la dopo, non mi ricordo. Niente, andiamo al controllo bagagli, io passo, ci sono due donne di una certa età, ora le francesi, a parte fatto il popolo francese che a me sta letteralmente sulle balle, è un popolo stupido generalmente, con la dovuta eccezione, certo, però non contate poco di eccezione. Le donne francesi solitamente quando sono giovani, non tutte, però parmi di Dio, sono delle belle donne, affascinanti. Quando sono vecchie, e quando sono di quel tipo lì, evidentemente sono state brutte anche da giovani, e quindi insomma l'astio che hanno dentro, l'astio al mondo palese. Cosa succede? La mia valigia è tutto, passa tutto, anche se continuano a guardare, ispezionare il mio zaino, comunque passa. Invece due delle tre cose che portava a Teo le bloccano, le mandano sull'altro corridoio. Io ovviamente cosa faccio? Siccome Teo è stato gentile ad aspettarmi, e poi anche perché non parla francese, allora mi sono fermato dopo, l'ho aspettato, già cominciava a incavolarsi, dicevo Teo stai tranquillo che queste qua, le vedi queste sono brutte, quest'anno vedo un uomo da chissà qua, quindi sono arrabbiate, tu cerca di essere tranquillo, di non fare niente di strano, che magari queste, se magari gli dici una parola più di troppo, ti chiamano la vigilanza, magari ti fanno casino. Alla fine poi è venuto il turno di Teo del controllo, e c'era una bottiglietta d'acqua con tanta acqua, così vi giuro, che era lì. Ora, quando gli ha chiesto se hai dei liquidi, lui non ha capito, se no li mettevano nella vaschetta e magari li facevano passare. Niente, gli hanno fatto bere, e poi un deodorante di quelli spray, no? E quello invece l'hanno buttato via. Gli hanno buttato via anche una signora su una sedia a rotelle, che era un regalo che faceva. Bastardi, ve lo dico chiaramente. Ed era arrabbiato, ha perso tanto, io ero lì, tanto tempo ce l'avevo a disposizione. Poi una brava persona così non la lascio solo. E niente, ok, passato quell'ora incavolato, tutto quello che gli ha detto in dominicano a sta vecchia francese, non lo sto a tradurre perché non sono cose belle. Come sempre dicevo. Teo, chiedete tranquillo, non parlare a muccia, non desir nada. Niente, a un certo punto, mentre andavamo, ho avuto l'idea, aspetta un po' Teo, ma fammi vedere il tuo biglietto, a che ora ce l'hai l'aereo per Amsterdam? Vedo, ultima chiamata, 11.45, guarda l'orologio, ho detto, cacchio Teo, sono le 11.55, corri, vola, digli che ti hanno bloccato, di così.
e tutto finisce qua. Perché? Non ci siamo lasciati, non abbiamo avuto il tempo di scambiarci gli indirizzi, o dei cellulari, di WhatsApp, o di me. Non so se Teo ha preso il suo volo, perché il Terminal 2F, è vero che è uno dei terminal dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ma è fatto da, mi sembra, una sessantina di gate diversi strutturati su tre livelli, in tre aree completamente diverse. E quindi non so se questo amico di viaggio, questo Teo, sia riuscito a ritornare ad Amsterdam, che non abbia dovuto subire, oltre alla beffa, anche il danno di comprare un mezzo di vino. E chissà se riuscirà mai a ottenere permesso da quella grande zoccola della sua ex moglie di portare il figlio con lui in Olanda. E chissà quando rivedrà suo figlio. Sono quelle cose che ti lasciano a metà, perché hai bisogno di sapere se c'è un lieto fine oppure no. Invece così non sai niente. Tu vorresti tanto che tutto fosse andato a posto, che Teo sia salito sul treno per Amsterdam e che in breve tempo magari sia riuscirà a ottenere, a realizzare il suo sogno. Non è un sogno di chissà cosa, di poter abbracciare il figlio più spesso, che faceva, gli ha telefonato, il bambino gli faceva dire: guarda, sto facendo questo gioco, eccetera. E niente, sono cose che ti segnano. E durante il viaggio, quando tu viaggi, a meno che non viaggi nel tuo microcosmo, dentro una tua scatola, e non ti apri a quello che c'è attorno, non puoi che rimanere colpito, non puoi che farti coinvolgere. Forse sono storie belle, come di una famiglia domenicana che da Parigi era sull'aereo per Milano, che vivono a Trento, simpaticissimi, hanno preso subito in simpatia, quando l'ho salutati ci siamo abbracciati tutti, mezzo domenicano che sono entrati. E altre volte ti lasciano così, non sai. Io spero tanto, non so nemmeno come poterlo rintracciare, perché sono solamente Teo e non so se è il suo nome per intero, o se, come per molti domenicani capita, Teo è il suo nome ufficiale o il nome così di famiglia con quale viene chiamato. Non so, mi piacerebbe tanto sapere che il futuro di Teo e l'immediato passato prossimo di Teo siano stati belli, e lo saranno. Questa storia di un viaggio. Io sono Matteo, è domenicano e si merita tanto.